C'è tanto bisogno di preghiera e di penitenza per implorare la grazia della conversione, per implorare la fine di tante guerre che sono dappertutto nel mondo e che si allargano sempre di più, e dei conflitti grandi e piccoli. Con queste parole, durante l'Angelus di ieri, il Papa è ritornato sul viaggio a Fatima, viaggio di cui ha ripercorso le principali tappe. Allora ascoltiamo proprio le parole di Papa Francesco nel nostro servizio di apertura. Ieri sera sono ritornato dal pellegrinaggio a Fatima. Salutiamo la Madonna di Fatima. E la nostra preghiera mariana di oggi assume un significato particolare, carico di memoria e di profezia per chi guarda la storia con gli occhi della fede. A Fatima mi sono immerso nella preghiera del Santo Popolo Fedele, preghiera che là scorre da 100 anni come un fiume. A Fatima la Vergine ha scelto il cuore innocente, la semplicità dei piccoli Francesco, Giacinta e Lucia, quali depositari del suo messaggio. Questi fanciulli lo hanno accolto degnamente, così da essere riconosciuti come testimoni affidabili delle apparizioni e diventando modelli di vita cristiana. Con la canonizzazione di Francesco e Giacinta ho voluto proporre a tutta la Chiesa il loro esempio di adesione a Cristo e la testimonianza evangelica. E anche ho voluto proporre a tutta la Chiesa di avere cura dei bambini. La loro santità non è conseguenza delle apparizioni, ma della fedeltà e dell'ardore con cui essi hanno corrisposto al privilegio ricevuto di poter vedere la Vergine Maria. Dopo l'incontro con la bella signora, così la chiamavano, essi recitavano frequentemente il rosario, facevano penitenza e offrivano sacrifici per ottenere la fine della guerra e per le anime più bisognose della divina misericordia. E anche oggi c'è tanto bisogno di preghiera e di penitenza per implorare la grazia della conversione, per implorare il fine di tante guerre che sono dappertutto nel mondo e che si allargano di più, come pure la fine di tanti assurdi conflitti grandi e familiari e piccoli che sfigurano il volto dell'umanità.